Buonasera dal telegiornale di TSD. L'associazione Franco Basaglia, ormai da 20 anni impegnata a promuovere iniziative contro ogni forma di emarginazione, in primo luogo della salute mentale, ha organizzato una iniziativa in occasione dei 50 anni dall'inizio dell'apertura dell'ospedale psichiatrico di Arezzo, che ha reso pubblica la vergogna di quei luoghi della segregazione e della violenza, rendendo dignità e progetto di vita ai tanti senza voce e senza storia. Nel pomeriggio, nei luoghi dell'ex ospedale psichiatrico, si è svolta una passeggiata carica di suggestioni ed emozioni, luoghi, storie, voci e cura a cura della classe Quinta M del liceo artistico, con la supervisione della professoressa Elisa Bianchi e Alessandra Capizzi di Legambiente. Questa sera, presso il Cinema Eden di Arezzo, è prevista una proiezione di film, letture e riflessioni di Gianni Micheli, curatore del libro Utopia e realtà, una memoria collettiva del centro. Infine, un concerto a cura di Matteo Croce. Platea piena questo pomeriggio presso la delegazione di Arezzo di Confindustria Toscana Sud in occasione dell'evento intitolato Due Mari, siamo a una svolta. La E78, lo ricordiamo, venne pianificata sul finire degli anni 50, ma ad oggi solamente la metà dell'itinerario è in esercizio, è stata inserita tuttavia nella rete strategica transeuropea del trasporto TEN-T per collegare la penisola iberica con il versante balcanico ed è stata anche inserita recentemente nell'elenco nazionale delle 14 opere strategiche del PNRR ed è stato nominato un commissario incaricato di far rispettare i tempi di realizzazione. L'impatto economico della sua realizzazione nella regione toscana è stimabile, secondo l'IRPET, in una crescita del prodotto interno lordo e unità di lavoro pari rispettivamente a 722 milioni di euro e 13.900 unità di lavoro. In media annua, considerando un arco temporale di 5 anni, si tratta di un incremento annuale del prodotto interno lordo regionale dello 0,13% e di unità di lavoro dello 0,2%. Questo quanto è emerso appunto all'interno di questo convegno dedicato alla Due Mari. Adesso andiamo in Brasile per parlare di architettura per bisognosi quando la dignità bussa alla porta delle famiglie povere. Vediamo. Olá, meu nome é Marina, eu sou arquiteta e urbanista, moro aqui no sul do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Passo Fundo. Eu estou aqui para falar hoje sobre o que é o projeto social Arquitetura para quem mais precisa. Nós somos um grupo de voluntárias, arquitetas e urbanistas e engenheiras que atuam para executar reformas em banheiros ou construções de banheiros para quem não tem. Então, aqui no Brasil, infelizmente, nosso território sofre muito com a desigualdade e a nossa cidade também sofre. Nós temos famílias que vivem sem banheiro, sem luz, em um cômodo só, dividindo toda a casa para toda a família. E essa realidade sempre nos afetou enquanto profissionais de uma ciência social aplicada. Então nós decidimos levar nossa profissão em prol do próximo, porque nós acreditamos que juntas nós tínhamos uma força maior, que juntas nós íamos conseguir transformar a vida de mais famílias. Hoje nós já conseguimos mudar a vida de quatro famílias, estamos nos unindo para mudar ainda mais
E esse é um dos projetos que faz com que a minha existência tenha sentido. Faz com que eu acredite na fé, no ser humano. È in programma sabato 13 novembre alle 10:30 in località Molin di Bucchio, nel comune di Pratovecchio Stia, la cerimonia di commemorazione di Pio Borri, primo partigiano caduto in provincia di Arezzo per mano dei nazifascisti l'11 novembre del 1944. Durò soltanto 2 mesi la lotta contro i nazifascisti di questo giovane grossetano che l'8 settembre del 1943 si trovava ad Arezzo, dove era stato mandato di leva per essere arruolato nella milizia fascista. Con l'armistizio Borri abbandonò il reparto e si rifugiò in Casentino, entrando a far parte della formazione partigiana Vallucciole. Il 10 di novembre del 1943, mentre scortava un autocarro proveniente da Arezzo che doveva portare viveri e rifornimenti alle bande partigiane operanti nella zona, fu catturato dai tedeschi e dopo una giornata di torture venne ucciso. Pio Borri, lo ricordiamo, è stato insignito con la medaglia d'argento al valor militare alla memoria. Quella di domenica 14 novembre sarà una giornata all'insegna delle tradizioni, della valorizzazione del territorio e delle sue riserve, con antichi mestieri, attività e laboratori, musica popolare e racconti. Tutto pronto per la Fiera del Pastore, un evento promosso dall'Unione Montana dei Comuni della Val Tiberina Toscana e dell'ambito turistico, che si svolgerà presso la fattoria di Germagnano nei pressi di Sansepolcro, dove un ricco programma di iniziative accompagnerà i presenti in un tuffo nel passato per diffondere e valorizzare usi e costumi del territorio. Prima del nostro consueto spazio all'approfondimento, a nome di tutta Tele San Domenico esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia Cioni per la morte di Mauro, babbo del seminarista Francesco. Il funerale, presieduto dall'arcivescovo Riccardo Fontana, viene celebrato nella giornata di domani a Fogliano della Chiana alle 10:30 nella chiesa parrocchiale. Sempre domani alle 17:30 Francesco Cioni verrà ammesso agli ordini sacri insieme a un altro seminarista, Donald Puda. La nostra emittente, lo ricordiamo, trasmetterà in diretta da Fogliano questo importante evento. Ed è stato presentato il progetto Ritrovarti per la valorizzazione dei giovani talenti, il coinvolgimento e la formazione del pubblico, la promozione della musica come strumento per favorire la coesione sociale e il benessere della persona. 4 i concerti alla Casa della Musica di Arezzo dal 12 al 18 di dicembre. Questo è il tema all'interno del Focus di questa sera. Grazie per averci seguito, arrivederci. La Scuola di Musica alle 7 Note promuove alla Casa della Musica di Arezzo l'iniziativa Ritrovarti, la musica riabbraccia le persone. Come è nata, di cosa si tratta? È un'iniziativa che vuole riportare, diciamo, il pubblico finalmente in sicurezza ai concerti nel luogo, uno dei luoghi più importanti per la musica, appunto la Casa della Musica. È un progetto che è stato vittorioso al bando del Comune sul Fondo Cultura e quindi proponiamo una serie di concerti, moltissimi concerti fino a maggio, completamente gratuiti, un misto di giovani talenti e musicisti del territorio e grandi talenti internazionali. Si inserisce un po' anche all'interno del tema della ripartenza delle attività culturali e musicali in questo caso. Sì, infatti il titolo della manifestazione è Ritrovarti, dove si intende come ritrovarti il nostro pubblico, il nostro amato pubblico, con attenzione particolare ad Arezzo e quindi abbiamo appunto scelto questo luogo e anche un certo tipo di programma proprio per incontrare di nuovo il nostro pubblico.
Come si articolerà il programma? Quando è previsto il primo concerto? Allora, il primo concerto sarà un bellissimo concerto del Trillo Flute Ensemble, capeggiati da Michele Marasco, che è appunto uno dei più grandi flautisti nella scena internazionale, che ha dato tanto anche ad Arezzo, è venuto anche di recente a fare un master a settembre con tanti ragazzi aretini che l'hanno ascoltato, e possiamo ascoltarlo il 12 novembre alle 21, ingresso libero alla CAMU. Poi il programma prosegue con altri tre appuntamenti fino a dicembre e moltissimi appuntamenti il prossimo anno. Ecco, un'iniziativa come quella che è stata presentata stamani ha anche una rilevanza sociale e un'attenzione anche al Calcit che partecipa. Sì, il Calcit quando si tratta di sociale è sempre in prima linea, come è stata in prima linea con il Covid, che non so se tutti lo sanno, che il Calcit ha speso 600.000 euro in mascherine e per l'emergenza. Faremo parte di questa serie di concerti con il concerto in ricordo di Gianfranco Barulli, con i vincitori del 19° concorso musicale Calcit. E nelle due settimane di maggio del 2022 faremo una serata di rassegna, sarà la 28ª rassegna musicale, e una serata dedicata al concorso del 20° concorso musicale, sempre intitolato a Gianfranco Barulli. Una bella iniziativa di musica per ripartire, questo è un po' il senso del progetto. Sì, ripartire tenendo insieme due grandi leve di sviluppo che sono la cultura e la coesione sociale attraverso un progetto che l'amministrazione ha fortemente voluto, che è quello di dare uno stimolo a delle realtà culturali che sanno dare risposte anche di coesione sociale. Quindi teniamo insieme la musica, la disabilità, l'eccellenza, Piazza Grande e il Pionta, quindi è una ricucitura concettuale e territoriale della città di Arezzo che attraverso la cultura riparte dopo un periodo difficile, ma non per questo mancherà la forza per fare ancora meglio. È bella anche questa sottolineatura sul tema del sociale a cui ha tenuto di dare attenzione anche la Scuola delle Sette Note. Ma questa è un po' una strategia che insieme al sindaco Ghinelli abbiamo disegnato fin da subito, cioè quella di considerare la cultura una leva di coesione sociale e di considerare la coesione sociale una grande opportunità per la cultura. Il fatto che abbiamo deciso per la prima volta di mettere insieme le risorse abbattendo gli steccati degli assessorati, andando oltre il lessico, cioè facendo una progettualità comune, è la dimostrazione che la trasversalità, almeno in queste due politiche, è diventata piena armonia, e questo sarà anche un inizio di collaborazione stretta e condivisa tra le due fondazioni. Quindi stiamo piano piano raggiungendo quell'obiettivo politico di tenere insieme due mondi che stanno bene insieme, che nel parlarsi insieme creano anche sviluppo, peraltro.